faccio due domande. Una sulla partita e ti chiedo se c'è più soddisfazione per come l'avete giocata, alla pari, il mister avete addirittura meglio, ma forse è vero, meglio del Milan, o se c'è più dispiacere per come poi purtroppo è finita con un risultato molto bugiardo, e poi se ti è capitato mi fai anche un bel bilancio su questo ottimo girone d'andata del Empoli. Allora, ad essere sincero, ora c'è più dispiacere, almeno da parte mia. Però il dispiacere è dovuto appunto al fatto che abbiamo mostrato grandi cose e quindi dispiace per il risultato. Per quanto riguarda il bilancio, beh, mi sembra che stiamo facendo delle buone cose e abbiamo tanta strada davanti, cioè ci sono tante cose da migliorare e il mister ce le ricorda e ci fa lavorare parecchio su tanti aspetti che dobbiamo migliorare e quindi penso che non sia il momento di raccogliere, ma sia ancora il momento di seminare, perché c'è tanto da fare e possiamo fare ancora tanto di più. Buonasera Romagnoli, qua. Ah, ciao. Ciao, buonasera. Il mister ha sottolineato la prestazione più che positiva e stimolato anche da noi, ha detto che un paio di gol probabilmente erano evitabili. Ecco, dalla tua posizione riesci a farci un'analisi magari di quali potevano effettivamente essere evitati con un pizzico di attenzione come squadra, non solo come reparto difensivo delle reti di stasera? Ma adesso io non lo so, vorrei anche riguardare un po' gli episodi, a parte tutta la partita, ma poi anche gli episodi per andare a commentarli. Sì, io credo che qualcosina in più si potesse fare, ma sai, un po' su tutti i gol si può sempre fare qualcosina in più e riguardandoli si trova sempre qualcosina che si poteva fare, quindi direi che è andata così. E ci teniamo la prestazione complessiva, ecco. Ci teniamo anche tutte le cose da sistemare, sia le piccole cose, sia diciamo le cose di concetto che sono quelle che il mister ci proporrà appena ci riuniremo. Buonasera, a proposito del mister, io vi chiedo, ma com'è che vi fa correre tanto? Al 95esimo eravate ancora, sembravate freschissimi, scatenati. Che Sì, allenamenti fai? Mi interessa vederlo, saperlo dal punto di vista in atletico. realtà sì, gli allenamenti sono faticosi, però io sono d'accordo, nel senso credo che sia l'unica via per ottenere qualcosa e quindi noi li facciamo anche volentieri perché sono oltretutto divertenti, a volte sono anche lunghi, impegnativi, ma sempre con un obiettivo tecnico-tattico, quindi stiamo sempre volentieri sul campo. E questo penso sia una cosa molto positiva. È sicuramente molto gratificante per noi perché poi quando un allenamento viene bene anche la fatica viene affrontata volentieri e quindi poi questo ci ritorna in partita. Ciao Simone, lo abbiamo detto tante volte in queste settimane, oggi si chiude il girone d'andata, abbiamo sentito anche il mister prima dire della soddisfazione che ha avuto in questa settimana di far giocare praticamente tutti i titolari. Stasera si affrontavano le due squadre, Empoli e Milan, che hanno concesso maggior minutaggio ai propri giocatori. Empoli ne ha 20, 19 perché Mancuso gli manca qualche minuto, che hanno oltrepassato la soglia di 500 minuti, che sono tanti. E ti volevo chiedere se secondo te, visto che hai avuto tante altre esperienze fuori da Empoli, è questo uno dei punti di forza della squadra, cioè tutti che sono titolari, che l'Empoli si è sempre distinto con la squadra base e le riserve. Io quest'anno non riesco a avere riserve, ma vedo tutti i titolari. Beh sì, sicuramente è merito della grande capacità del mister e dello staff di
di riuscire a dare un'identità che coinvolga tutta la squadra e che permetta a tutti noi di entrare in campo con uno spartito ben chiaro da seguire e sicuramente anche della società che ha allestito la squadra. E noi quello che facciamo è metterci a disposizione e penso che lo facciamo bene, perché non dobbiamo fare altro, ecco, che metterci a disposizione e seguire le indicazioni, la filosofia di gioco, perché insomma delle buone cose in questo girone d'andata si sono viste e penso che si potrà vedere qualcosa di bello anche nel resto della stagione. Simone, dopo tanti anni di Empoli e dopo da parte tua tanta Serie B ad altissimi livelli, ti aspettavi che questa squadra potesse fare questo girone di andata in Serie A? Ma quando si comincia si parte sempre con grande ambizione e con la voglia di competere. E effettivamente fin dall'inizio ma le componenti c'erano e quindi insomma qualcosa di buono, ecco, l'impressione era che qualcosa di buono potesse venire fuori. Questo non significa che adesso non siamo tranquilli, perché come ho detto prima è ancora tempo di seminare, di lavorare duramente e quindi sì, penso che la strada sia ancora molto lunga, però insomma mettere insieme tutte le componenti poi le cose buone vengono fuori.